Allora ragazzi, siamo arrivati nella bellissima Siracusa. Adesso stiamo visitando il centro, che praticamente è l'isola di Ortigia, quindi la parte più antica di Siracusa. È un gioiello, se non fosse che ci sono tipo 40 gradi con un'umidità pazzesca, quindi stiamo un po' girando all'ombra. Adesso vi faccio vedere qualcosina. Questo è il centro di Ortigia, che come vi dicevo è un isolotto collegato da uno o due ponti, ora non ricordo, a Siracusa, diciamo, la Siracusa meno storica. Il centro è stupendo, è inutile che vi preparate un itinerario perché è bellissimo perdervi nelle sue viette. Allora, lì c'è il mare, come vedete, ma qui c'è la famosa Fonte Aretusa dove crescono i papiri, infatti. Quest'isola, cioè Ortigia, che poi è il centro di Siracusa, è uno dei due papiretti d'Italia. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la nostra camera al Tempio di Atena. Guardate com'è carina. Super bella, con anche il divano che tra l'altro è un letto. Di qui c'è l'armadio, una scrivania, non guardate sempre il casino, e poi il bagno così con la doccia di qui, praticamente in centro a Siracusa. Questa qua è la chiesa, la basilica di Santa Lucia Sacro a Sepolcro, dove adesso vedremo una Caravaggio, una tela del Caravaggio. In realtà ce ne sono due, però una è ad Ortigia e una invece è a Siracusa moderna, quindi andiamo a vederla. Allora, Siracusa ci è piaciuta tantissimo, Ortigia però è un piccolo capolavoro che è poi il centro della città. Adesso, tra poco, stiamo andando a cena in una pizzeria che si chiama Era Ora Ortigia, che fa delle super pizze napoletane contemporanee con ingredienti tutti del territorio, chilometro zero, DOP, veramente promette molto molto bene. Abbiamo già letto il menù, sono molto molto indecisa, ma vi farò vedere. Vabbè ragazzi, guardate che roba, una burrata fritta con un guscio di pistacchio e mortadella. Gnam gnam. Buongiorno, allora noi siamo ancora un po' provati dalla cena di ieri sera, per cui oggi relax assoluto, siamo venuti al mare, al Lido Arenella, che è praticamente a un quarto d'ora 20 minuti da Siracusa, quindi molto vicino. C'è il parcheggio anche libero se si arriva presto e vabbè, è settembre inoltrato come adesso e si può prenotare l'ombrellone, i lettini anche da internet, quindi super comodo. Perché dopo anni di università in cui me la sono sognata, per me è un sogno vero essere a Noto. Ora vi faccio vedere, andiamo un po' in giro per la città.
ragazzi, sono super felice che finalmente ho trovato la granita ai gelsi qui a Noto. Poi abbiamo un bellissimo arancino al ragù che ora non vi mostro, ma è sempre quello. Fantastico. Allora, abbiamo voluto provare anche una, non una granita, ma una cremolata, cioè una granita con polpa frullata al fico d'India, che è troppo buona. Devo dire che questa cosa della granita di Gelsi mi è leggermente sfuggita di mano, cioè una volta provata ha surclassato subito quelle ai limoni. Comunque le granite in Sicilia sono una cosa seria, ve le consiglio assolutamente. Io le prendevo prevalentemente di frutta per la mia allergia, ma anche quella al pistacchio valeva la pena. Qui invece siamo sull'isola di Ortigia, al caseificio Borderi, che è stato consigliato da voi su Instagram, e fanno dei panini pazzeschi. Se mangiate tutto, mi raccomando, fidatevi di loro. Loro vi chiedono se possono farli loro, li fanno a sentimento, tutti diversi. Qui ne stava preparando 4 per noi e un'altra coppia. E niente, vi lascio semplicemente guardare la meraviglia. Hanno messo di tutto: caponata, pomodori, pomodori secchi, 3 o 4 selezioni di formaggi, tutti autoprodotti da loro ovviamente, e del prosciutto che hanno poi flambato alla fine. Quindi veramente una meraviglia da mangiare, non ve lo sto neanche a dire. Quindi buona visione e noi ci vediamo al prossimo video.